Kenny Vaine e Shepherd in concerto, Carroponte, Sesto San Giovanni. Sesto San Giovanni, tra i chitarristi blues più prodigiosi di sempre, Kenny Vaine e Shepherd torna in Italia con la sua band. Domenica 23 luglio, il ruggito della chitarra di Shepherd risuona al Carroponte di Sesto San Giovanni nell'ambito di Blooming Blues. Sesto San Giovanni, il nome di pochi artisti al mondo viene utilizzato come sinonimo di uno strumento e di un intero genere musicale e, quando si parla di giovani chitarristi blues rock, il primo riferimento è sempre Kenny Vaine e Shepherd. Nel corso di una carriera discografica ventennale il chitarrista della Louisiana ha affermato la sua popolarità grazie ai suoi show costantemente on demand e la sua influenza è stata talmente tanto importante da riportare in auge l'interesse a livello mondiale nei confronti del blues. Sesto San Giovanni, a soli 16 anni, Kenny Vaine Shepherd ha firmato il suo primo contratto discografico irrompendo sulla scena musicale nazionale con il suo album di debutto, Le Better Eggs 1995, un tour incessante e un grande successo sulle radio rock hanno contribuito a condurre l'album dritto al platino. Stessa fortunata storia è toccata al suo secondo lavoro discografico, Troubles e una carriera costellata di successi, continuata con Te Place Your Rain del 2004, disco dalle forti venature rock e con l'ambizioso 10 Days Out del 2007, fino ad arrivare nel 2010 alla pubblicazione del tanto atteso Live in Chicago, disco che ha esordito al primo posto nella classifica blues di Billboard. Kenny Vaine Shepherd, fin dai primi lavori, ha espanso sempre di più i suoi orizzonti musicali, nel 2013 il suo progetto The Rides gli ha permesso di collaborare con musicisti straordinari quali Stephen Stills e Barry Goldberg, aumentando notevolmente la portata della sua fanbase. Il nome 2014, e il suo sesto debutto al primo posto nella Billboard Blues Charts, l'album è un'esplorazione delle più importanti influenze musicali di Shepherd ed è arricchito dalla presenza di guest tra i quali Ringo Starr, Joe Bass, Warren Haynes e molti altri. 5 volte nominato al Grammy, 2 ai Blues Music Awards e 2 all'Orville H. Gibson, Kenny Vaine Shepherd ha venduto milioni di copie dei suoi album in tutto il mondo e anche quest'anno potrebbe riservare qualche nuova sorpresa. Ad aprire il concerto, Laurence Jones, identificato da molti come il futuro del blues. Biglietti 25 euro più prevendita. Questo evento è stato aggiornato con nuove informazioni il 23 luglio 2017 alle ore 19:08. Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi. Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend a Milano.